Petrasino, detenzione, spaccio di droghe. Carabinieri della locale stazione arrestano un 45enne. Turismo, settore in crescita in provincia di Trapani, arrivi a presenza con il segno più nel 2017. Mazara, istituto Ferrara, assemblea di studenti con Crocetta, Cristaldi e Cancelleri. Mazara inaugurati questa mattina alla parrocchia Sacro Cuore e gli altari di San Giuseppe. Calcio, il Mazara perde in casa contro il Licata, corsa ai playoff in salita per i gialloblu. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato un petrosileno per droga. I particolari nel servizio. Venerdì 9 marzo i carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto il 45enne petrosileno Francesco Garbo. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina a seguito di una perquisizione personale e domiciliare. I militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, lo avevano fermato mentre l'uomo si stava dirigendo verso una stradina in aperta campagna, insospettiti dalla eccessiva agitazione mostrata dall'uomo alla vista della pattuglia dei carabinieri della stazione di Petrosino. Il 45enne, avendo intuito che stava per essere sottoposto a perquisizione personale, si dava alla fuga e durante la corsa, prima di essere bloccato, si disfaceva lanciandolo oltre una recinzione di un sacchetto di cellofane che, una volta recuperato, risultava contenere circa 10 grammi di cocaina. La perquisizione proseguiva presso l'abitazione del Garbo, dove venivano rinvenuti un bilancino di precisione e circa 6 grammi di mannitolo, una sostanza di libera vendita utilizzata per tagliare lo stupefacente. I quantitativi di droga rinvenuti e dei precedenti specifici del soggetto hanno permesso agli inquirenti di ritenere che la sostanza era pronta per essere spacciata e quindi nei confronti del Garbo è scattato l'arresto. Il giudice ha quindi convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un alcamese invece è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Sentiamo. Un alcamese di 59 anni è stato arrestato dalla polizia di Alcamo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è scattato lo scorso venerdì. Il 59enne, che non si rassegnava alla decisione della moglie di chiedere la separazione, avrebbe perseguitato, minacciato e pedinato la donna. Il 59enne in passato era stato già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed era stata la moglie, stanca dei comportamenti dell'uomo, a denunciare il 59enne. Nonostante la misura restrittiva, però, l'uomo avrebbe continuato a tormentare l'ex moglie e il suo nuovo compagno. La polizia, nei giorni scorsi inoltre, aveva notificato all'uomo la misura del divieto di dimora nel comune di Alcamo, ma nemmeno tale ultimo provvedimento ha fermato gli intenti persecutori del 59enne, che si sarebbe presentato presso la casa dell'ex moglie ed avrebbe rotto anche il vetro della sua auto. Per l'alcamese quindi è scattato l'arresto. Si è finalmente sbloccato l'iter procedurale, si può procedere con il bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del sistema fognario di Trasmazzaro e Tonnarella. Dopo l'ennesimo farraginoso iter burocratico, il commissario ministeriale ha finalmente comunicato l'approvazione del progetto esecutivo e inoltre comunicato la determina a contrarre, che di fatto dà il via libera alla gara d'appalto. Lo ha detto il sindaco di Mazara Nicola Cristi Saldi, annunciando che l'iter burocratico per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della rete fognaria nei quartieri Trasmazzaro e Tonnarella e il collegamento con il depuratore di Contrada Boccarena si è positivamente risolto. D'ora ci fermiamo per il primo momento pubblicitario. Assemblea d'istituto d'eccezione venerdì scorso all'Istituto Francesco Ferrara di Mazara del Vallo. Gli studenti della scuola hanno incontrato infatti il sindaco di Mazara Nicola Cristaldi, l'ex presidente della regione Rosario Crocetta, il vicepresidente dell'ARS Giancarlo Cancelleri. Finalità dell'iniziativa programmata dal comitato studentesco, l'incontro tra la scuola e le istituzioni politiche. Il convegno è stato
stato preceduto da una pausa conviviale con gli ospiti ricevuti dalla dirigente Licia Ingrasciotta nella sala banchetti della sezione professionale dell'istituto. Sentiamo. Da quest'anno abbiamo pensato di fare delle assemblee d'istituto e coinvolgere gli alunni in una maniera un po' diversa, invece che le solite assemblee un po' così noiose o soltanto con dei discorsi un po' sempliciotti, abbiamo deciso di invitare dei personaggi a livello sociale molto importanti affinché possano delucidare i nostri compagni con degli aspetti che ci raggruppano, diciamo, in tutta l'Italia, in tutto il mondo, l'Europa, e così abbiamo iniziato questo nostro percorso con un dibattito politico date le precedenti elezioni, affinché possano gli onorevoli intervenuti possano spiegare ai ragazzi quello che è la politica nel nostro paese. Quale messaggio va dato oggi a questi ragazzi? Io credo che il messaggio ce l'abbiano dato innanzitutto i ragazzi con la loro composta partecipazione. Ho visitato due scuole, l'istituto professionale e questa è la ragioneria, in entrambi un'esperienza esaltante. Lì dei ragazzi che sanno fare già il loro lavoro, il loro mestiere, cuochi bravi, ragazzi che sanno servire a tavola, e qui ragazzi che partecipano a un dibattito non semplice, complicato, complesso, che affrontano il tema della riforma delle ex province, affrontano la questione della buona o cattiva politica, affrontano temi dell'immigrazione. Mi ha colpito la loro maturità, sono convinto che poi è frutto anche di una città, di una scuola intanto che funziona, ma anche di una città che credo che su questi temi, come quelli della coesistenza fra culture diverse, credo che abbia da insegnare una città come Mazara al resto d'Europa. Mazara dovrebbe essere considerato l'esempio di come si possa affrontare i fenomeni dell'immigrazione senza scatenare fenomeni di violenza, di esclusione e di prepotenza. Questi sono i temi che davvero interessano, perché qui si è partito da un problema reale, l'auditorium che non è stato completato, quindi una struttura che potrebbe essere utilizzata da tutti, che se ne sente un gran bisogno, dice di chi è la colpa delle province. Allora chiediamo alla politica che intenzione ha di fare con le province. E poi anche sui fenomeni migratori, dal quale chiaramente poi Mazara rappresenta davvero una dei grandi gioielli appunto dal punto di vista dell'integrazione culturale che c'è stato qui. Abbiamo parlato di questo, io devo dire che ho esordito oggi pomeriggio il mio intervento dicendo che io alla loro età a guardare tre politici che parlavano non ci sarei mai andato. Per cui c'è anche una grande attenzione e partecipazione che comincia davvero a esserci, fa piacere. Poi magari non tutti erano interessati ai temi, però devo dire che si sta cominciando a fare qualcosa di meglio. C'è un tale che tempo fa mi disse che se volevo vivere in un mondo migliore doveva questo mondo essere abitato da persone migliori. Forse magari da esempi come questi ragazzi comincerà davvero a essere una Sicilia che potrà fra qualche anno contare su energie positive e migliori. Buon incontro organizzato dall'Istituto Ferrara di Mazara, che ha toccato vari temi. È l'espressione di ragazzi che non strumentalizzano le assemblee per non fare niente, ma che hanno voluto dare un tono più importante, più come posso dire, civile a questo loro spazio autogestito. Pertanto incoraggiato, semplicemente fatto da supporto a questa organizzazione di questo bellissimo evento, che li ha visti protagonisti e li ha visti confrontarsi con queste personalità del mondo della politica su temi di interesse contemporaneo. Il presidente Vito Gancitano ha convocato in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Mazara. Il consesso civico si riunirà il 27 marzo alle 15.30. All'ordine del giorno sono stati scritti 19 punti. Tra gli argomenti in trattazione, l'approvazione del piano economico finanziario previsionale delle tariffe per il 2018 della Tari, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, la revoca della deliberazione relativa all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un polo federale di tiro a segno ed ancora la sostituzione dei componenti dimissionari dalle commissioni consigliari, ordini del giorno e mozioni. È in corso la seduta aperta del Consiglio Comunale di Marsala, con all'ordine del giorno le problematiche dell'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi.
Una seduta molto partecipata alla quale sono stati tra gli altri invitati il sindaco di Marsala di Girolamo, il sindaco di Erice Toscano, il presidente del Consiglio Comunale Ricino Tranchida, sono presenti anche gli onorevoli Locurto, Pellegrino, Palmeri, Tancredi, Turano e Ferraro, presenti i rappresentanti dell'Airgest e delle forze produttive del territorio. Tra gli interventi anche quello dell'ex presidente dell'Airgest Salvatore Ombra. Con l'occasione vi ricordo che l'intera seduta sarà trasmessa dalla nostra emittente domani sera con inizio alle 21.35. Fino a sabato prossimo una delegazione di 8 studenti stranieri è ospite presso le famiglie e le scuole superiori di Mazara per uno scambio culturale su usi e costumi dal mondo organizzato dai volontari del centro locale di Intercultura. Denominatore comune del programma di attività di incontri è quello di andare alla scoperta dell'identità italiana vista attraverso gli occhi nuovi di giovani studenti stranieri che stanno imparando a conoscere la nostra cultura al di là degli stereotipi e dei pregiudizi che ingabbiano ogni cultura prima che venga conosciuta. Il progetto prevede un percorso strutturato in collaborazione con gli istituti Ferrara, ad Altavilla Carpi, Adria Ballatore, Grassa Borsellino e Boscarino Castiglione di Mazara, con momenti di riflessione sull'educazione interculturale. Domani mattina alle 9 presso il Teatro Rivoli ci sarà un concerto interculturale. Parliamo adesso di turismo. Nei giorni scorsi ci siamo occupati dei dati sulle presenze in arrivi a Mazara. Vediamo oggi i dati relativi alla provincia di Trapani. Crescono arrivi e presenze di turisti in provincia di Trapani. Così almeno stando ai dati contenuti dal report annuale stilato dal Servizio Statistica del Libero Consorzio Comunale, che ogni 12 mesi scatta la fotografia del turismo nei 24 comuni del territorio provinciale. Ebbene, il 2017 si è chiuso con un doppio segno positivo sia sul fronte degli arrivi che delle presenze. Nel primo caso i vacanzieri giunti in provincia di Trapani dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 sono stati 713.290, in aumento del 6,5% rispetto ai 670.023 dell'anno precedente, mentre sul fronte delle presenze, dato che si ottiene moltiplicando gli arrivi per le notti pernottate, il 2017 si è chiuso a 2.414.568, in aumento del 4,1% rispetto alle presenze del 2016, con una permanenza media di 3,39 giorni. Dati positivi, insomma, che confermano il trend di crescita avviato dal 2015. I turisti giunti dal Trapanese sono stati per lo più italiani, 494.000 contro 218.000 stranieri. In valori assoluti, il maggior polo attrattivo della provincia si è confermato di gran lunga il comune di San Vito Lo Capo, con 141.829 arrivi, più 4,8% rispetto al 2016, e 616.772 presenze, più 2,5%. A seguire poi Castelvetrano, 92.576 arrivi, Trapani circa 86.000, Marsala poco più di 81.000, Castellammare del Golfo poco più di 57.000 arrivi, Favignana poco più di 53.000 arrivi e via via tutti gli altri comuni. Cresce anche il numero di posti letto complessivi nei 24 comuni della provincia, il dato ammonta a 30.709 posti contro i 29.903 registrati a fine 2016. Si è svolta presso la caserma Giannettino di Trapani, sede del 6° Reggimento Bersaglieri, venerdì scorso la cerimonia dedicata all'Unità Nazionale, alla Costituzione, all'inno e alla bandiera. Nella stessa occasione si è tenuta una conferenza dal titolo Donne in caserma, realtà ed esperienza. All'evento hanno preso parte 1.000 studenti delle scuole della provincia di Trapani. Le scolaresche hanno potuto visitare i luoghi della caserma, una mostra statica e una dimostrazione di attività operativa tipica dell'addestramento dei fanti piumati di Trapani. Durante la conferenza dal titolo Donne in caserma, realtà ed esperienza, il personale femminile del 6° Bersaglieri è intervenuto sul ruolo delle donne oggi nella Forza Armata. Si terranno domani alle 15.30 nella chiesa madre di Castellammare del Golfo i funerali di Monsignore Giuseppe Navarra, di 90 anni, ordinato presbitero nel 1953 dal vescovo Corrado Mingo a Castellammare. Aveva ricoperto diversi servizi nella diocesi trapanese come rettore, parroco a Trapani, Ballata di Vaida e Castellammare, ed era stato docente presso il seminario vescovile trapanese. Ed ora ci fermiamo per un altro momento pubblicitario.
L'utilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura è stato al centro del convegno che si è tenuto nel weekend al complesso monumentale San Pietro di Marsala. Seduti attorno a un tavolo si sono ritrovati docenti universitari, dirigenti regionali e tecnici del settore, nonché il sindaco lilibetano Alberto Di Girolamo. Tutti, si legge la nota del comune, hanno condiviso l'importanza di assicurare una gestione davvero sostenibile dell'acqua, incrementando quel sistema di economia circolare che si sostanzia nel riutilizzo delle acque reflue depurate. Non a caso Marsala, come reso noto il primo cittadino, è stata da poco autorizzata al riuso delle acque in uscita dal depuratore di Contrada a San Silvestro per uso irriguo, civile e industriale. L'obiettivo è quello di realizzare le necessarie opere per consentire anche al settore agricolo di beneficiare al più presto del flusso idrico depurato. Rinnovate a Mazara del Vallo le cariche sociali all'interno dell'AMMI, l'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia. Il nuovo presidente è Nicolo Retano, figlio del socio fondatore e presidente onorario Ignazio Retano, mentre vicepresidente è stato eletto Salvatore Giacalone. Fanno parte del consiglio direttivo Francesco Lopresti, Nicolo Fiorillo e Pietro Fiorentino. Il neo consiglio direttivo resterà in carica fino al 2021. L'ANMI opera in favore della promozione delle attività delle tradizioni marinaresche. Questa mattina presso la chiesa di Santa Maria di Gesù, inaugurazione dell'altare di San Giuseppe. Sentiamo. Come ogni anno la parrocchia Santa Maria di Gesù celebra San Giuseppe. Sono contento per questa iniziativa, ogni anno è una sfida di amore, una sfida di comunione, di carità. Io penso che la nostra città di Mazara veramente sta superando se stessa nel essere anche città del pane, oltre che città del mare. Città del pane vuol dire una città che vuole la comunione, compagni, companis, vuol dire avere la stessa sorte, camminare insieme, spezzare insieme la stessa vita. E San Giuseppe è simbolo di tante cose, oltre che è vero papà di Gesù, è vero papà nostro perché siamo un altro Gesù, ma è vero che ci fa fare famiglie, è costruttore di famiglie. E quanto più oggi c'è bisogno di insistere sull'unità della famiglia, su una vera famiglia, su un vero concetto di famiglia. Oggi che la famiglia a Mazara è veramente in crisi. L'appello di Trapani, che dice, ma cosa succede a Mazara con tutte queste famiglie spezzate? Allora vogliamo pregare per le famiglie in particolare, ma soprattutto l'altare di San Giuseppe, i Panuzzi, lo stare insieme è un monito per dire stiamo più insieme, vediamoci di più, parliamo di più, forse parlando, pregando, avendo Gesù al centro come nella Santa Famiglia, tante cose si risolverebbero in maniera più spedita e più giusta. Allora auguri a tutte le famiglie, ci prepariamo anche alla Pasqua. Giuseppe oggi la sua festa è alle soglie della Pasqua, allora vogliamo dire che la famiglia diventi pasquale, cioè si trasformi, possa ritornare una famiglia, anzi ritornare al cielo soprattutto, all'idea del cielo, all'idea dell'eternità, non la precarietà. Allora che il Signore possa donarci la gioia di investire sulla società, sul lavoro, perché la dignità della famiglia anche si regge sul lavoro, sulla fede, sulle cose veramente belle che danno dignità e possibilità a ogni uomo, ogni donna di costruirsi un futuro. San Giuseppe possa sempre più proteggerci. Grazie a Televallo per questa intervista e perché ci dà la possibilità di far capire il bene che nella nostra città e a Santa Maria di Gesù il Signore ci fa fare. Grazie ancora. Ed ora lo sport calcio. Vediamo i risultati e classifiche dei campionati di eccellenza e promozione. Campionato d'eccellenza, girone A, 27esima giornata, Alcamo Parmonval 1-1, Castelbuono Casteldaccia 5-1, Cus Palermo Caccamo 1-2, Dattilo Profavara 1-2, Camarat Atletico Campofranco 1-1, Mazara Licata 0-3, Monreale Canicattì 0-2, Mussomeli Marsala 2-4. La classifica: Marsala in testa con 62 punti, poi Licata 59, Dattilo 54, Caccamo 52, Canicattì 50, Mazara 49, Parmonval 45, Alcamo 38, Cus Palermo 38.
32, Profavara 31, Camarat 27, Castelbuono 25, Atletico Campofranco, Musso Meli e Monreale 24, Casteldaccia 4. Campionato di promozione, girone A, 27esima giornata, Altofonte Partinico Audace 0-1, Castellammare 94, Castel Termini 1-0, Don Bosco Partinico Atletico Ribera 3-1, Gatto Pardo 5 Torri 1-1, Nuova Sancis Ravanusa 1-1, Salemi Campobello 3-1, Serra di Falco Libertas 2010 3-1, Valle Lunga Castellammare 3-0. La classifica: Partinico Audace 68 punti, Salemi 62, Castellammare 94, 61, Altofonte 45, Campobello 41, 5 Torri 38, Vallelunga 36, Libertas 2010 e Don Bosco Partinico 31, Gatto Pardo e Atletico Ribera 29, Castel Termini 27, Nuova Sancis 26, Serra di Falco e Ravanusa 25, Castellammare 21. Il Mazara dunque ha perso in casa per 3-0 il servizio. Pesante sconfitta casalinga ieri pomeriggio per il Mazara di mister Massimiliano. Mazara ha battuto 3-0 al Nino Vaccara dalle allicate di mister Giovanni Campanella. Un risultato bugiardo per quel che si è visto in campo, ma comunque un risultato pesante per i padroni di casa che adesso, a 3 giornate dalla fine della stagione regolare, si trovano fuori dalla zona playoff e rientrarci non sarà certamente facile. Una domenica da dimenticare, insomma, per i canarini padroni di casa, caratterizzata dal pubblico delle grandi occasioni da una parte e da un arbitraggio che ha fatto arrabbiare non poco società e pubblico presente sugli spalti. Per gli ospiti invece continua la rincorsa sul Marsale e sulla vetta della classifica. Ma andiamo alla cronaca del match: il Mazara deve fare a meno dello squalificato Cortese al centro dell'attacco e l'icata dell'indisponibile Civilleri. La formazione agrigentina fa capire subito di voler andare via da Mazara con il risultato positivo. Al secondo minuto corner per gli ospiti, Maltese arriva di gran carriera e colpisce di testa, la palla sbatte sul palo e sulla ribattuta il tiro di Tomarchio viene parato da Dolenti. 4 minuti dopo il rizzo per l'icata a seminare il panico in area mazzarese con un dribbling su Ciancimino e una conclusione neutralizzata dal numero 1 Canarino. Il Mazara si vede dalle parti dell'ex Pietro Iacono al 19esimo. Ciancimino scaraventa un pallone in area di rigore, il portiere dell'icata ha il suo bel da fare per evitare la beffa. L'azione poi svanisce. Al 24esimo ospite ancora pericolosi su corner, questa volta il colpo di testa di Cannavò non inquadra lo specchio della porta. Al 28esimo l'attaccante dell'icata trova invece il gol, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco del numero 9 ospite. Al 34esimo occasione da rete per i padroni di casa, Grippi serve in area Rosella, ma il numero 10 mazzarese non riesce a trovare il tap-in vincente a pochi passi dalla linea di porta. Un minuto dopo arriva la prima svolta del match. Gomez atterra un avversario al limite d'aria, per il signor Scodino di Sassari è punizione tra le proteste dei giocatori del Mazara. Sul punto di battuta si porta lo specialista Riccobono che con il suo sinistro indirizza la palla all'angolino alto della porta. Nulla può Dolenti e l'icata si porta in vantaggio. L'ultima azione del primo tempo arriva al 44esimo. Cannavò vede serve in aria Tomarchio che tira, ma Dolenti non si fa sorprendere. Nella ripresa, pronti via, mister Mazara sostituisce Selvaggio con Di Simone. Al 7° minuto il Mazara si fa vivo dalle parti di Iacono con il tentativo di testa di Ciancimino, palla fuori dallo specchio della porta. 1 minuto dopo rispondono gli ospiti con un bel cross di rizzo dalla destra, ma Cannavò spreca tutto da buonissima posizione. Al 10° altre proteste del Mazara, questa volta per un presunto atterramento irregolare di Gomez in area di rigore, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 13° ghiotto, occasione ancora per i padroni di casa con Rosella che dal limite d'aria calcia però troppo centralmente. Al 17° è Di Simone a cercare la conclusione ma non arriva in tempo sul bel pallone servito in area da rigore da un compagno. Tra il 18° e il 22° il Mazara resta in 10. Prima Ciancimino commette fallo sull'avversario e ingenuamente lo alza da terra per accompagnarlo fuori. L'arbitro lo ammonisce. Poi 4 minuti dopo lo stesso Ciancimino colpisce forse con un braccio l'ex Favero, arriva la segnalazione dell'assistente di gara e l'arbitro sventola il secondo giallo al difensore mazzarese. Espulsione e Mazara in inferiorità numerica per il resto del match. I padroni di casa però non demordono, al 25esimo ci provano dalla distanza con Di Mercurio, tiro alto. 1 minuto dopo Mazara vicinissimo al pareggio, cross di Gomez, colpo di testa di Rosella con il palo che salva Iacono, poi Grasso salva sulla linea di porta. Davvero sfortunato in questa occasione il Mazara. Al 38esimo ci prova Gomez ma il suo tiro viene rimpallato da un difensore. A questo punto con i padroni di casa proiettati davanti si aprono spazi enormi per gli ospiti che ne approfittano. Al 39esimo Taormina serve un pallone al bacio per Tumbarello che controlla in area e trafigge Dolenti per il 2-0. Partita chiusa ma c'è il tempo anche per il triste dell'Icata che arriva al 42esimo. Cannavò riceve palla al limite d'aria, salta un avversario e segna il gol del 3-0. Passivo pesante, forse troppo per il Mazara, l'Icata continua invece la sua rincorsa al Marsala.
Ed ora seguiamo le interviste del dopogara. Sicuramente oggi abbiamo incontrato una corazzata che è il Licata, quindi non a caso è in corsa nei quarti di finale di Coppa ed è al secondo posto. Una squadra che è stata allestita per vincere il campionato e lo ha dimostrato oggi di essere una grande squadra. Però oggi davvero la terna arbitrale è stata davvero in giornata no. L'arbitro si è eretto a fenomeno della gara assieme a uno dei due assistenti e hanno, diciamo, sono stati diciamo, decisivi in una fase topica della partita, dove chiaramente quando si dà degli aiuti importanti a una squadra forte come Licata, poi è difficile recuperare. Quindi hanno avuto davvero un arbitraggio a senso unico favorevole per Licata. Licata non aveva bisogno di questi regali perché Licata è una grande squadra. La partita era molto bella, è stata sicuramente rovinata dall'arbitraggio, un peccato perché oggi secondo me si è vista una partita di categorie superiori, quindi un peccato, una partita rovinata da un arbitraggio che poteva essere, la potevamo anche perdere, però non così 3-0 e con decisione dell'arbitro che insomma sono state davvero cervellotiche e soprattutto a senso unico, quindi vuol dire che oggi l'arbitraggio forse non ha visto, vedeva solo come il nemico il Mazzara e quindi ha fatto questo arbitraggio a senso unico. Sì, i miei ragazzi non posso dire nulla, sono stati encomiabili, oggi hanno dato davvero il massimo, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma io lo sapevo perché i miei ragazzi sono davvero eccezionali, si allenano con grande piglio e professionalità, sanno di indossare una maglia molto importante come quella del Mazzara. Peccato perché oggi sicuramente non meritavamo un risultato così pesante e per quello espresso in campo sicuramente non meritavamo di perdere, quindi un grande peccato, però andiamo avanti, rimangono 3 partite, daremo il massimo nelle ultime 3 partite perché è giusto che sia così, quindi non molliamo fino alla fine, quindi daremo il massimo fino alla fine. Ma il nostro dovere è crederci fino all'ultima partita, fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi il nostro dovere è questo. E staremo sempre sul campo a lavorare tanto e perché i ragazzi meritano davvero di entrare nella griglia playoff per quello, per come si allenano e per il cuore che mettono quando sono in campo, quindi daremo il massimo fino alla fine, regali a nessuno e sicuramente grande piglio e grande professionalità sia in allenamento che in partita. In chiusura vi ricordo che la telecronaca di Mazzara Licata sarà trasmessa dalla nostra emittente questa sera a partire dalle 21.35. Grazie per averci seguito, arrivederci.